Ciao a tutti, avete sicuramente sentito tutti la canzone di Annalisa, bellissima, si sente dappertutto in radio, lei fa peraltro moltissima pubblicità social, quindi si vede Annalisa che canta bellissima davanti allo specchio, Annalisa che canta bellissima cambiandosi d'abito, Annalisa insomma in un sacco di versioni in radio, cambiando testo eccetera, poteva forse mancare bellissima tradotta in latino. Sì, poteva, però noi lo facciamo lo stesso, dopo la sigla. Ciao a tutti, mi chiamo Massimo Manca, insegno lingua e letteratura latina all'Università di Torino. Oggi parliamo di come si traduce una canzone italiana o anche in un'altra lingua, magari qualche altra volta proveremo qualche altra lingua, in latino. Proviamo con Bellissima di Annalisa. Gli esperimenti per tradurre in latino ce ne sono diversi, ma la cosa fondamentale quando volete tradurre qualcosa in latino è mantenere la metrica, cioè non la metrica nel senso latino, ma nel senso di far restare il testo all'interno della canzone. Lo dico perché qualche volta ci sono degli esempi di canzoni, di qualcuno che prova a tradurre in latino canzoni, però non rispetta questo vincolo che è fondamentale. Per esempio, tempo addietro aveva fatto una cosa del genere, molto carina, l'idea era molto carina, Catalan, eccolo qua. Mamma mia. E insomma, no, non va bene, non va bene, è una cosa orrenda. E l'idea era buona, però il latino tanto scricchiolava e poi naturalmente era completamente fuori metrica, per cui insomma non suonava bene. Io tra l'altro questa canzone la conosco perché nel 2000-2001, quando era uscito quel disco, l'avevo fatta tradurre ai miei allievi ed era avevamo fatto un libretto, vi metto il link sotto così se volete potete riesumarlo, e in effetti veniva insomma molto meglio. Per esempio quel pezzo era una cosa tipo: ed extata liquid magni internos, quotum mutare non quam poteris, et sia duc non vis. Insomma, una cosa del genere, vedete che sta molto più in metrica. En passant, se volete sapere i motivi per cui ha senso provare a fare dei compiti del genere in classe, ci ho scritto sopra un articolo nel bollettino di studi latini qualche anno fa, quindi in realtà è una cosa più seria di quanto non sembra, quindi se volete rispondere a tutte quelle domande, ma che senso ha? Ma tanto il latino noi mica lo dobbiamo parlare, ma poi che latino traduciamo? Quello di Cicerone, quello insomma... lì ci sono le risposte. Intanto iniziamo e proviamo a tradurre questa canzone. Se volete vedere direttamente il risultato c'è l'indice, andate in fondo, però poi mi raccomando, piuttosto sottoscrivete il canale, fate mi piace, insomma fate tutte quelle cose che si fanno sui video di YouTube. Intanto io uso questa cosa per spiegarvi dei fondamenti di metrica latina. Tutti i ritmi possibili sono sostanzialmente scomponibili in atomi che si chiamano piedi. Per esempio, prendiamo il primo verso di Annalisa che dice: insieme solo dentro casa che senso ha? Lo faccio molto ritmato. Insieme solo dentro casa che senso ha? Allora, vediamo un po' questi ritmi. Un ritmo che fa ta ta ta,
si chiama Jumbo. A volte ci fa comodo metterne due insieme, quindi fare ta 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 ta. E questa cosa si chiama metro giambico. Oppure possiamo avere un piede di tre sillabe che fa ta ta ta. Cioè il giambo fa ta ta e questo fa ta ta ta. Questa cosa qua si chiama anapesto. Oppure possiamo averli al contrario, si chiamano metri discendenti, cioè l'ictus, cioè l'accento, sta all'inizio e poi discendono. Per esempio, al posto di avere ta-ta, che è il giambo, possiamo avere il contrario, tipo ta-ta, che è il trocheo. Oppure, al posto di avere ta-ta-ta, cioè l'anapesto, possiamo avere il contrario, ta-ta-ta, cioè il dattilo. Con queste piccole unità è possibile scomporre quasi ogni canzone. Poi quando traduciamo in latino dobbiamo ricomporle in modo che gli ictus stiano dove devono stare. Diciamo ictus, non accento, perché l'accento è quello della parola. L'ictus è dove cade l'accento nella musica. Per esempio, se noi prendiamo insieme solo dentro casa, che senso ha, fa ta 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 ta. Ta ta. Lo vediamo fra poco. Anzi, iniziamo subito a provare a tradurre. Insieme solo dentro casa, che senso ha? Ok, insieme solo dentro casa, che senso ha? Ta 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 ta. Metro giambico, anapesto, giambo. Possiamo fare una manere tantum miquid signi. Ficat, letteralmente restare insieme soltanto qui, che senso ha? Andiamo avanti. Di me non parli con nessuno e non me lo merito. Quasi uguale. Di me non parli con nessuno e non me lo merito. Metro giambico, anapesto, metro giambico. Possiamo fare nemo de me certior fic. Neque certe id mereo, letteralmente nessuno mi è a conoscenza di me e certo io non me lo merito. Il tuo modo di dire le cose, che sesso fa? Qui sono un po' più in crisi, perché il tuo modo di dire le cose, che sesso fa, mi dà poco senso anche in italiano, cioè non so se si dice il tuo modo di dire cose, che sesso fa, forse che sesso mi fa, cioè sembra un po' forzato anche in italiano. Comunque sarebbe ta 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 ta. Sono tre anapesti e un giambo. Lo cambio completamente, facciamo la tua eloquenza ciceroniana mi eccita. Tua facundia ciceroniana me excitat. Mi sta impegnando ad essere più elastica. Ok, mi sto impegnando ad essere più elastica. Tre metri giambici. Possiamo fare multum exerceo ut fiam versutior. Mi do molto da fare per essere più versatile. Usiamo versutus, che è una delle parole latine più antiche, usata da Livio Andronico nel primo verso della sua traduzione in latino dell'Odissea, roba del 240 avanti Cristo, giù di lì. Ma andiamo avanti. Ti sto pensando e non ti scrivo da tanto, è un classico. Ti sto pensando e non ti scrivo da tanto, è un classico. Sono due metri giambici, un anapesto e un altro metro giambico. Possiamo fare mi vieni in mente e non ti ho mandato neanche una lettera, cosa che sono solita fare. Per esempio,
In mento curris nec epistula misi ut soleo. In mento curris nec epistula misi ut soleo. Attenzione, qui c'è una cosa interessante da notare. In mentem occurris si pronuncia in mento curris, cioè quando avete una M finale tra alla fine di una parola e l'inizio della parola successiva, i romani non la pronunciavano, quindi può andarsene tranquilla, diventa in mente occurris e guadagnate una sillaba. Questa cosa qua si chiama sinalefe. Andiamo avanti. E poi senza avvisare sei qui. E poi senza avvisare sei qui. Ta 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 ta. Sono tre anapesti. Possiamo fare e alla fine, inaspettatamente, eccoti. Quindi, tandemi inexpectate en tu. Tandemi inexpectate en tu. Benissimo, andiamo avanti. Oddio, però tu mi piaci, oh. Ta 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 ta. È un metro giambico, un anapesto e una sillaba semplice. Quindi ta 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 ta. Possiamo fare per polluce quanto mi piaci, che rende oddio, come si dice in latino, edepol. Quindi edepol quam me delectas, edepol quam me delectas. Va bene, andiamo avanti. Oh, oh, ho fatto i salti mortali, oh, oh. Ok, il metro è lo stesso, è come quindi deve suonare ta 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 ta. Ho fatto i salti mortali. Si potrebbe pure tradurre in latino, sarebbe e feci saltus mortales, però secondo me non dà senso in latino, quindi io farei ho fatto cose impossibili, quindi impossibilia per feci, impossibilia per feci, funziona. Andiamo avanti. Oh, oh, non mi dire che tardi. Allora, il metro è lo stesso. Non mi dire, possiamo usare noli, una parola sola in latino, e possiamo fare noli mi dicere est sero, non mi dire, due punti, è tardi. Noli mi dicere sero. Allora, avevo voglia di sarebbe metro giambico, e poi volendo possono starci altre due sillabe, possiamo farcele stare, quindi facciamo quod flagro cupidita, sarebbe perché ardo di desiderio, facciamo quod flagro cupiditate, anche se c'è una sillaba, vedete che passa, perché avevo voglia di, quindi perché prosegue in realtà, quindi quod flagro cupiditate, secondo me funziona. E adesso vediamo il ritornello. Ok, dove vai? Dove vai? È interessante perché, ecco, qui vedete la differenza tra gli accenti e gli ictus. Dove vai? Quante sillabe ha? Voi direste, dove vai? Tre. In realtà no, perché dove va a, in realtà ha 11 sillabe. Quindi è dove vai, anapesto, a, metro giambico, a. Quindi un anapesto, un metro giambico. Volendo si può tradurre, dove vai sarebbe quo vadis, ma non si può perché quo vadis, vedete che l'accento si sposta in modo brutto, potrebbe essere quo is, però è troppo insomma un po' fastidioso, però al posto di quo possiamo mettere quonam, che è una variante, dove mai vai, e così abbiamo qualche consonante in più che rende più carino il passaggio, quindi quonamis. Proseguo. Te ne vai. Ok. Te ne vai, sarebbe, ci sarebbe una parola sola in latino che è abis, però abi, insomma, bruttissimo, e quindi facciamo perché te ne vai, quindi facciamo cur abis, più o meno funziona. Funziona perché anche se l'ictus è su abis, quindi potrebbe essere fastidioso, in realtà è un verbo composto, quindi ci sta.
Quella volta non dovevi andare via, non mi piace quella volta perché non mi funziona bene in latino, facciamo quella notte, non dovevi andare via, che funziona meglio perché quella notte, allora sarebbe ta 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 ta, quindi un anapesto, un metro giambico, un metro giambico, quindi il noc funziona. Non dovevi andare via, tibi e undum non erat, tibi e un, non funziona, poi tibi e undum non erat, non va bene perché appunto spostiamo l'accento in modo fastidioso, e quindi facciamo la cambio, facciamo quella notte tu dovevi restare, illa notte tibi e rachmanendum hic, dovevi restare qua, quindi illa notte tibi e rachmanendum hic, mi sembra che funzioni. Ah, perfetto, qua siamo fortunati perché, beh, bellissima, in latino naturalmente si dice pulcherrima, bellissima di per sé è già un metro giambico, è ta 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 ta, e pulcherrima è perfetto, quindi eran pulcherrima, pulcherrima, lo teniamo, e andiamo avanti, salto i pezzi che si ripetono. Ecco, quella volta facciamo sempre quella notte, che insomma, visto che funziona, quella notte ti aspettavo in Saint Laurent. Ecco, questa è una frase che è difficile da tradurre in latino, per ovvi motivi. E qui, piccola parentesi, in che latino traduciamo? Allora, la mia idea, quando traduco canzoni in latino ogni tanto, è di tradurre in latino distopico. Che cosa intendo per latino distopico? Allora, io immagino che non si sia più parlato latino, che improvvisamente 50 anni fa abbiamo deciso di ricominciare a parlare latino, quindi da quello stadio, diciamo un latino ciceroniano, poi il latino si è in qualche modo evoluto, non grammaticalmente ma nelle forme. Quindi per esempio ti aspettavo in Saint Laurent, che non è neanche italiano, non funziona, un filologo lo tradurrebbe con una perifrasi lunghissima, quindi te expectabo induta subucula que italice fabricata a fabbrica que Saint Laurent non cupatur, o cose del genere, insomma diventa una cosa che ovviamente non può stare in un verso. Quindi facciamo che in latino si dica illa nocte te expectabam, ti aspettavo in Saint Laurent. Come lo dice lì, così suona molto annalisiano. Notate la stessa cosa, illa notte te expectab in Saint Laurent, perché abam in fa sina lefe. E proseguiamo. Mettiamo un po' di musica da ginnastica. Mettiamo un po' di musica da ginnastica. Mettiamo un po' di musica da ginnastica. Stica, sono due metri giambici, un anapesto e di nuovo un giambo. Mettiamo, volendo si può mettere ponamus, però non mi suona tanto latino. La cambio, quindi facciamo, mettiamo della musica molto adatta agli atleti, quindi audiamus musicam aptissimam atletis, che fa audiamus musicam aptissimam atletis, e mi sembra che più o meno funzioni. Tutto il giorno che mi salvo da un pianto isterico. E tutto il giorno che mi salvo da un pianto isterico. Di nuovo due metri giambici, un anapesto e un metro giambico. Possiamo tradurlo quasi in letterale. Iam toto die me servavi a fletu isterico. Possiamo tenerlo così. Allora, facciamo il, teniamo anche in latino il product placement.
usiamo la stessa idea di prima del latino distopico, quindi possiamo fare vado a letto, ta 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 ta, eo dormitum, vado, si usa il verbo di andare più il supino per fare la finale nel moto a luogo, eo dormitum induta subucula, avendo vestita, essendomi messa addosso una diciamo un intimo, induta subucula adidas. Quindi funziona. Proviamo un po'. Eo dormitum induta subucula adidas. E poi volevo dirti che non ci, e poi volevo dirti ta 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 ta. Metro giambico, giambo e diciamo sillaba che avanza. No, ta 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 ta. Allora, metro giambico, giambo e una sillaba in più. E poi volevo dirti, possiamo fare ti confesserò, ragazzo, una cosa del genere, tibi fatebor puer, tibi fatebor puer, che non ci dormo più, che è di nuovo la stessa cosa, ta 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 ta, quindi metro giambico più un giambo, facciamo, insomma, l'insonnia mi domina, facciamo insomnia dominat, insomnia dominat, mi sembra che funzioni. Madonna se mi manchi, Madonna se mi manchi, ta 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 ta, di nuovo un metro giambico, un giambo e una sillaba che avanza, possiamo fare sono presa dalla tua mancanza. Mancanza si dice, in latino si dice desiderium, quindi possiamo dire teneor desiderio, quindi teneor desiderio. Chiamatemi un medico, ta 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 ta, giambo, anapesto e di nuovo giambo, possiamo tradurlo quasi letteralmente, vocatemi medicum, vocate, ricordate che mihi, quella H in realtà non si pronuncia, è praticamente una parola con una sillaba sola, e comunque si può scrivere anche con solo semplicemente mi, come in ille mi paresse de ovidetur, quindi vocatemi medicum, se no variante più fine in latino sarebbe cioè mandare a chiamare, in latino si dice arcessere, quindi potete fare arcessite medicum e funziona allo stesso modo, però ecco, vocatemi medicum suona più vicino a chiamatemi un medico e quindi è più mimetica. A questo proposito, quando mi hanno tradotto quella notte, quella volta non dovevi andare via, l'abbiamo tradotto illa notte tibi erat manendum quia, e sono molto orgoglioso di quel quia, perché come vedete, che vuol dire poiché, perché come vedete funziona come il via in italiano e quindi è molto mimetico. Quella volta non dovevi andare via, la notte tibi erat manendum quia, quindi assomiglia moltissimo. Se riuscite a rendere mimetica il più possibile la traduzione rispetto all'originale, naturalmente ci guadagniamo. Dopodiché mi pare che qui abbiamo finito, perché poi il resto ripete. C'è solo quel avevo voglia di, che tra l'altro mi pare di aver già sentito in altre canzoni, a voglio di con sospensione, Emma Marrone, l'amoroso, non so chi la faceva, adesso mi ricordo più, ma adesso la recupero e nel montaggio tanto ce la metto. Ho voglia di... Quindi insomma resta quel avevo voglia di, che possiamo mettere valde volebam te. Avevo voglia di sarebbe ta 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 ta. Sono due metri giambici e possiamo fare valde volebam te. Cioè io ti volevo molto, ma comunque insomma è abbastanza un riempitivo all'interno della canzone. Bene, più o meno le cose ci sono, spero che abbiate imparato delle cose. Beh, vediamo com'è venuta.
dentro al fine quamino il mereo. Tua facundia ciceroniana mex citat multum exerceo ut fiam versutior in mento curris nec epistula misi ut soleo. Tande mi expectate entu ed e pol quam me delectas impossibilia perfeci non mi dicere sero pur flagro cupiditate quon amis curabis e la notte tibi erat manent dunquia eram pulcherrima pulcherrima quon amis quid nam vis illo diet expectabins en lora eram pulcherrima pulcherrima pulcherrima. Atletis, iam toto diem servavi a fletu isterico. E ho dormito minduta su bucula adidas, tibi fate borpuer, insomnia dominat, teneor desiderio, vocate mi medicum. Tande mi expectate tu, ed e pol quam me delectas, impossibilia perfeci. Non mi dicere sero pur flagro cupiditate quon amis curabis e la notte tibi erat manent dunquia eram pulcherrima pulcherrima quon amis quid nam vis illo diet expectabins en loram eram pulcherrima, pulcherrima, pulcherrima.